Sai, il Natale come tema c'entra perché è l'unico momento dell'anno nel quale ci si ritrova tutti, no? Anche non sempre con piacere. Quindi le situazioni comiche sono anche spontanee, involontarie, succedono, accadono ed è molto facile ambientare, cioè chiudere un film all'interno di questo momento che in realtà poi diventa perfido, cinico, comico, noioso, anche solo vivendolo, no? Voglio dire. Se usi il Natale come pretesto perché ambienti una storia a Natale, allora non rischi di fare un film stereotipato. Se invece il Natale lo metti proprio, cioè, dentro nella storia in modo troppo prepotente, rischi di fare qualcosa che è già stata fatta, insomma. Ecco, quindi anche nel nostro film in realtà il Natale è un pretesto, cioè è semplicemente una storia che potrebbe accadere in qualsiasi momento dell'anno che accada a Natale. Chi sono quei due? Sono i miei zii. Che è successo? Dicono che siamo degli spacciatori. Pensate a Matteo, fategli passare un Natale sereno. È una cosa grave. Ma lei chi è? Sono il fratello del fratello, lui il fratello della sorella. E con Marisa? Con Marisa la grande. Pensa, è come se fosse il primo giorno. Davvero? No, m'ha lasciato. Sto una merda e dormo in macchina. Riesco a rimorchiare Ambra perché è una messa in scena, perché in realtà lei finge. Non ci riesco veramente, insomma. Quindi, anche, insomma, devo dire che ho la scena col bacio, del bacio che ho con Ambra nel film è abbastanza violenta pure, cioè lei mi strappa i capelli, me li prende così, mi tira il collo indietro e mi bacia con una prepotenza e anche esagerata, però giusta per la messa in scena che dobbiamo attuare nel film. Uff. Ma te fa male? Non mi piace. Ah, te piace. Mentre il personaggio di Lillo, Remo, è un personaggio stanziale nei propri sentimenti, invece il mio è uno nomade, in quanto scapolo, quindi si concede la volontà di cambiare partner quasi ogni sera, finché poi capitola incontrando Ambra e da quel momento comincia a soffrire di gelosia e capisce appunto che ci può essere un altro stile di vita, anche se che presenta altri problemi. Ha richiamato Remo, si rassegna, eh? L'uomo vero si giudica dalle azioni. Sì, ma azioni, non si scrive con una Z sola. L'hamburger non va mangiato a morsetti, ma da vero uomo, un bel morso, guarda. E che cazzo, sfortunato, eh? In effetti, i tre pilastri ormonali del film sono Lillo, Greg e Paolo Calabresi, perché Montanari De Filippis, possi un po' no, no? Cioè, fisicamente dico, Sì, più no Paolo che più di sì. tutti, perché poi espone molto, più di Jenny. Paolo è il vero corpo del film, secondo me. E io ho avuto il piacere, grazie allo sceneggiatore e regista Wolfgang, di poter interagire con tutti e tre in modo diverso. Hai notato, no? Queste sfumature diverse. Regola numero uno. Cos'è la prima cosa da guardare in una ragazza? La bellezza? La serietà. Quelle serie, no. Ma tu sei una strapona. Sai anche che significa questa parola? È contrario di fidanzata. Per me è stato tornare alla regia dopo 5 anni in cui ho preferito approfondire l'esperienza con la sceneggiatura, e, cioè nel senso non mi facevano fare film, e quindi è stato molto bello, insomma, tornare a fare una commedia e soprattutto tornare a farla con una squadra straordinaria come quella della Filmauro. Insomma, un film che ha veramente i mezzi per essere raccontato bene, per avere un cast splendido, quindi bello. Stanno arrivando gli assistenti sociali. Nostro nipote rischia l'istituto. Che cosa ci vedete lì? Oddio, a primo impatto o io ci vedo un ca. No. No. O io ci vedo proprio un ca. Non ce lo Non ridi ce lo vedo. invece. Al limite ci vedi Un calamaro. Un calamaro. Mi è stato proposto con molta umiltà di fare il mio lavoro, quindi io mi sono sentita, cioè, fortunata, ero piena di entusiasmo perché in effetti la proposta era diversa da tutte le altre. Quello che ho provato a fare con onestà è raccontare quello che mi diverte. Insomma, da ragazzino guardi il mondo e dici, ma insomma, a me piacciono queste cose, non queste altre. In questa occasione ho avuto la possibilità di raccontare come vedo io, magari, la sgangherata famiglia italiana, come vedo i rapporti in maniera divertente e anche così dissacrare un po', ma con grande affetto, il Natale. Te sei messo con una? Una ragazza semplice, carina. Fa tanta compagnia. La badante. C'è molta matematica nella comicità, però è una matematica, diciamo, artistica per certi aspetti, per cui la devi sentire. Quindi non è facile. Chuck! Un Natale stupefacente, 13 uno prima. Siamo intervenuti non solo sui nostri ruoli, ma anche su quelli degli altri, perché
abbiamo cambiato il ruolo di Marisa, che è sua moglie, abbiamo cambiato il ruolo mio, il suo, quello del Giustino, che è il nuovo uomo di Marisa, quello di Jenny, abbiamo, per renderli più credibili, più fonte di situazioni comiche. Anche il personaggio del coatto che fa Paolo Calabresi è diverso dai soliti coatti, perché è un coatto tenero, cioè un coatto che c'ha una... Sicuramente i coatti sono comunque molto grevi, lui c'ha una sua dolcezza, una sua tenerezza. Quindi a me questo fa molto piacere, cioè quando... che in questo film ci sono degli stereotipi, però con un visto un po' diversi. Ecco, questo mi fa molto piacere. Sai come si capisce che le piace? Ti fissa emettendo dei piccoli grugniti. Come una maiala. Vi aspettiamo al cinema, venite a vederci Un Natale Stupefacente. Concorda, lui concorda. Ha detto lui. No, lo so che concorda. Chi conosce spettacolo, che già il titolo fa da sé, non può non aver visto Un Natale Stupefacente.